Buonasera, benvenuti alla presentazione del nuovo libro di Sandro Naglia. È una felice occasione averlo qui in Abruzzo perché lo sappiamo sempre in giro per il mondo e in quest'ultimo anno o più soprattutto negli Stati Uniti. Quindi averlo è un privilegio ed è una bella occasione che ci ha permesso di ritardare oltre ogni limite l'uscita di questo libro che era già pronto da un po' di tempo, però era inutile farlo uscire in assenza dell'autore. E Sandro Naglia, abruzzese, sì, dico bene, prendi il microfono. O almeno non di origine. Non di origine, ma si consiglia. Sono cresciuto a Pescara, però. Sì, e siamo felici di ritenerti, malgrado tutto, nostro concittadino. E vive da alcuni anni a Padova, dove è felicemente sposato con Chiara, e ha avuto, diciamo, per motivi di lavoro la possibilità di girare un po' il mondo, sia l'Europa dell'Est e adesso più o meno stabilmente l'Occidente americano. Allora, prima di entrare nel merito di quest'opera, che è la terza, quarta, diciamo, della serie dei taccuini, o almeno dovrebbe essere il terzo perché c'è poi un taccuino anomalo costruito più scientificamente. E vogliamo un po' ripercorrere anche le altre cose che tu hai fatto, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista letterario. Parliamo da quello artistico. Tu hai negli ultimi anni so che hai cantato tanto nel nord-est con un coro che ha fatto più di 40 rappresentazioni, se ricordo bene. Quasi 160. Non vai lontano perché quasi 40 a Roma, al Maxi di Roma. Ah. E tre anni prima, alla Biennale di Venezia, ecco, quasi 160. Ecco, beh, ne ricordavo un po' di meno. Poi un passaggio nell'Europa dell'Est, in Romania in particolare. Sì, tre anni consecutivi con un'orchestra di Constanza in Romania, e come direttore ospite, diciamo così. Quindi cantante, direttore d'orchestra e invece viaggiatore di diporto negli Stati Uniti in questo momento. Sì e no, nel senso che il soggiorno negli Stati Uniti nasce da un impegno lavorativo di mia moglie, in realtà, che sta lavorando lì. Buonasera. Che sta lavorando lì per la sede americana della sua azienda italiana di Padova. E quindi io sono con lei e cerco di giostrarmi gli impegni al di qua dell'oceano e sto facendo delle cose anche lì. Ho avuto, dopo mesi dalla domanda, ho avuto finalmente il permesso di lavoro e quindi mi permette di fare delle cose anche lì. Sì, molto bene. Però la tua attività principale è quella di osservatore, però poi comunque lo affronteremo dopo. Tu sei impegnato letterariamente nella ricostruzione di due carteggi, uno dedicato a Adriano Glanz, che già ha qualche anno, sono usciti di tre volumi, ahimè anche lui scomparso da diversi anni, e ahimè il nostro comune amico Marco Tornar, di cui stai ricostruendo tutto l'inedito e anche sistemando l'edito. Sì, cioè, diciamo che sto cercando di fare una specie di edizione sicuramente ragionata, non so se si possa definire anche critica, ripubblicando una serie di cose ormai introvabili, se non in qualche biblioteca, e certe volte neanche nelle biblioteche, e cercando di dare una sistemazione logica nei vari volumi al materiale, quindi diciamo
poesie edite di certi periodi, e poi la parte inedita, diciamo quello che si è trovato dopo la sua scomparsa, che mi era stato affidato dalla madre, e lì diciamo ho fatto un lavoro un po' di scelta, un po' di redazione quando si trattava di trovare delle composizioni in varie fasi di elaborazione, eccetera, eccetera. Ecco, invece, va bene, quindi possiamo annunciare qualcosa sul prossimo libro di Marco Tornar? Ne dobbiamo parlare in questi giorni, approfittando che sono qui. Io mi piacerebbe fare un volume che raccogliesse alcuni suoi contributi sulla poesia, contributi critici sulla poesia, perché fra le cose ancora diciamo non pubblicate in questa serie, chiamiamola in questa collana anche se impropriamente, ci sono un suo volume, anche quello ormai fuori catalogo, un suo volumetto che si chiama Errando di notte in luoghi solitari, che è non è esattamente un libro di critica, è un libro a metà fra la narrativa e la critica, che parla della poesia italiana contemporanea. E poi lui aveva pubblicato un'antologia importante di poesia italiana contemporanea con una prefazione abbastanza sostanziosa. Quindi mi piacerebbe ripubblicare queste due cose e aggiungere alcuni testi anche di difficile reperibilità. Stavo pensando di aprire il volume con una sua breve dichiarazione di poetica uscita su un giornale, non so se fosse un quotidiano o un settimanale, ma insomma romano, che però potrebbe essere un bel inizio per il volume, diciamo. Lo intitolerei il volume sulla poesia, proprio. Sulla poesia, bene, grazie. Invece è più arduo il carteggio di Adriano Glanzi, che sappiamo essere stata una persona molto disordinata, incostante, e che quindi con difficoltà sei riuscito a ricavare tre volumetti di quella che doveva essere l'opera omnia, che era Le voci per un'enciclopedia della musica. Però so che tu ancora qualche cosa hai trovato e che quindi forse possiamo annunciare un probabile quarto volume. Possibile quarto volume, perché mentre il primo e il secondo volume grosso modo raccoglievano testi che si erano trovati, diciamo, ordinati in alcune cartelle, quindi erano evidentemente destinati a questa opera globale, questa enciclopedia della musica dei musicisti che lui stava scrivendo da solo, in genere si scrive per forza di cose in team, e poi invece nel fondo Glanz sono uscite fuori altre voci, probabilmente, dato il tipo di materiale, destinate alla stessa opera, ma erano in cartelle sparse o che contenevano altro materiale anche già edito, e si è creata poi una fondazione, Adriano Glanz, e un paio di persone si sono attivate a loro volta nel reperire questi materiali. Già il terzo volume è uscito in collaborazione con Francesco Sartor, che appunto è un archeologo della musica, e probabilmente vedremo se c'è sufficiente materiale, se è sufficientemente elaborato per un quarto volume, perché è uscito fuori molto materiale legato al Sud America, tra l'altro, di musica classica, con storie, specie di emigrati dall'Europa al Sud America fra 800 e 900, e vedremo, insomma. Ecco, però quello che mi sembra mancare sono gli studi critici su Adriano Glanz. Possibile che diventi avuto relazione con critici, o che non ci siano stati, sono state fatte tesi di laurea oppure studi critici su di lui? Si potrà trovare questo materiale? Forse sì, perché la morte è ancora recente, del 2012, e lui era piuttosto giovane, ed essendo a sua volta un critico, in qualche modo uno storico della musica,
diciamo, la sua figura probabilmente non è stata ancora studiata in maniera approfondita da terzi, diciamo. Era lui a studiare il genere. Beh, potremmo fare un concorso per una tesi di laurea dedicata a lui. Questa sarebbe una E quindi poi invitiamo i critici che sono qui presenti a dare dei contributi critici sulla figura di Adriano Glanz. Io direi che abbiamo iniziato bene questa conversazione sul velluto. Adesso direi di togliere il velluto, scoprire la polvere che c'è di solito sotto il tappeto e analizzare quest'opera. Io ho messo un po' di segnalibri, un po' casualmente, perché parlare di questo libro si potrebbe aprire una riflessione su ogni, non dico su ogni pagina, ma più riflessioni su ciascuna pagina. Però facciamo un po' il riepilogo di questo progetto. Sandro Naglia, viaggiatore, persona curiosa che osserva il mondo. Sì, direi di sì. Bene. E scrive per proprio diletto, diciamo, degli appunti, qualche cosa che lui, diciamo, osserva e non vuol dimenticare. Cos'è questa necessità di appunto appuntare, con la paura che poi, con il tempo che fugge, anche i ricordi e le emozioni possono scomparire? Ma la cosa è nata, non so neanche io come e perché, perché fino a quasi 30 anni di età non avevo scritto di tutto, incluso delle orrende poesie che non sono sopravvissute fortunatamente, ma non diari. E in realtà, quando ho iniziato a tenere questi taccuini, più che diari erano appunti, sì, appunti di viaggio, molto spesso appunti di viaggio, e appunti di lavoro anche legati all'attività musicale. Questa cosa è andata avanti molti anni, è iniziata alla fine del 93, quindi adesso sono 27 anni, ahimè, e a un certo punto da questi appunti erano anche spunti per saggi o per scritti che poi ho elaborato indipendentemente, insomma. E poi niente, diciamo, tu sei la causa dell'inizio di questa operazione, perché io in realtà avevo per conto mio e senza l'idea di una pubblicazione, a un certo punto raccolto del materiale da questi taccuini, e dopo l'inizio della collaborazione con te, che è iniziata proprio tramite Marco Tornar con la pubblicazione di due traduzioni, tu mi avevi chiesto se avevo del materiale originale da proporti, e a me era venuto in mente questo progetto abbozzato anni prima, che poi ho ripreso in mano, rielaborato, ed è uscito fuori Festina Lente, che è il primo libro della serie. E come dicevi tu giustamente, questo è il terzo libro della serie, se intendiamo questa antologia tratta dagli appunti, che sono e continuano a essere totalmente personali, cioè non, per fortuna non mi capita di scrivere pensando alla pubblicazione, se no si snaturerebbe il tutto. E l'elaborazione dei libri poi è, per quanto mi riguarda, abbastanza lunga e complicata, perché quando c'è qualche cosa che, come dire, mi dà l'idea, l'ispirazione di voler condensare in un libro, in questo caso l'ispirazione è stata il fatto che questi appunti iniziano nel gennaio del 2014 in America, a Los Angeles, sì, e finiscono con l'inizio della mia permanenza in America nell'anno appena passato. E la curvatura del cielo, che è il libro precedente, coincideva con il fatto che erano 20 anni esatti che stavo tenendo questi taccuini. Quindi, diciamo, ci sono questa sorta di segnali che poi mi fanno decidere di provare a tirar fuori un libro. E uno di questi quattro libri, appunto, come dicevi tu, invece, è stato un progetto deliberato, e cioè un diario in pubblico di un anno solo.
solare dal luglio del 2012 al luglio del 2013. E anche lì un progetto nato, come dire, senza la volontà di farne una pubblicazione a tutti i costi. E però quell'anno lì è stato segnato da moltissimi avvenimenti interni miei ed esterni. Per esterni intendo l'abbandono del pontificio di un papa, l'elezione di un nuovo presidente americano, l'elezione di un nuovo presidente italiano, sconvolgimenti politici di vario tipo, per cui alla fine in qualche modo questo anno vissuto pericolosamente, per citare Peter Weir, poi si è condensato in un libro. Però quello era un libro appunto scritto, in un certo senso lo considero il mio passaggio da dilettante a aspirante scribacchino professionista, diciamo così. Sì, beh, certo che per quel libro c'è stato, diciamo, un impegno quotidiano di appuntare nell'arco di un anno un po' tutte quelle vicende che ti coinvolgevano emotivamente oppure come protagonista. Forse un invito per tutti noi: quel libro ispirò il nostro Vito Moretti a fare un'operazione del genere, quindi incuriosito, ma nel campo della poetica. E per tornare a Camera Annegna, questo titolo che io faccio difficoltà a memorizzare, proprio perché il più famoso Camera a Vista, insomma, è entrato nell'immaginario letterario e cinematografico. Questa Camera a Nebbia, vogliamo così dire ai nostri amici da come viene? La Camera a Nebbia è un'invenzione dei primissimi del Novecento. È effettivamente una specie di scatola, di box di vetro, dove c'è una soluzione di idropropil, non so che cosa, che permette la visualizzazione delle particelle subatomiche. Noi siamo continuamente attraversati da particelle invisibili, ovviamente, che vengono dai raggi cosmici e che si trasformano nell'impatto con l'atmosfera. La Camera a Nebbia permette la visualizzazione delle scie di queste particelle e a seconda, visualizza il fatto che queste particelle non abbiano una geometria, non abbiano una forma geometrica razionale, ma siano completamente random nelle loro traiettorie, e la forma delle scie che lasciano permette di riconoscere il tipo di particella. Quindi a livello scientifico fu molto importante per questa cosa qua, si supponeva che ci fossero delle famiglie. Grazie della spiegazione scientifica, io però vorrei che tu ce ne dessi una spiegazione letteraria, camera d'albergo nel quale tu hai passato vari momenti della tua vita, che spesso ti faceva sembrare un nebbiosa, ecco, non ti faceva guardare al di là delle vetrate, dove fuori sicuramente sarebbe stato un paesaggio straordinario, bello, di grande lucentezza, mentre la ristrettezza di una camera chiusa ti fa sembrare di essere, non dico in un modo di coercizione, però obnubilato da una nebbia che rattrista anche il cuore. Cioè, tu stai facendo delle allusioni che vanno verso la parte religiosa. No, al di là di tutto, la camera nebbia, quella scientifica che descrivevo, è una metafora. È una metafora del fatto che nella mia vita, un po' per carattere, un po' per fortunate situazioni, mi trovo a occuparmi di diverse cose, a intrecciare appunto diversi interessi, a incontrare diverse persone. Pensa che ho addirittura un editore che è un cattolico estremista e anche un politico estremista addirittura, quindi pensa un po'. Chissà. E lascia certe scie che non ti dico.
quindi diciamo, considerando il fatto che una delle cose di questo periodo della mia vita descritto in questo libro è stato un improvviso accendersi dell'interesse per la fisica teorica, diciamo che da lì alla camera a nebbia, come metafora diciamo che questo libro vorrebbe essere la testimonianza delle diverse scie che si sono incrociate nella mia vita in questo periodo. E queste scie le troviamo tutte, perché diciamoci chiaramente, se questo libro, come a molti di noi viene il dubbio, può interessare un libro degli appunti di un illustre sconosciuto, forse un amico, certo, direttore d'orchestra, cantante, scrittore, quindi qualcuno che comunque maneggia le arti in maniera molto disinvolta, però potrebbe sembrare prima che dice, vabbè, sono le sue opinioni personali. No, non è così. Ora, al di là del fatto che siamo spinti alla lettura, dalla stima che si ha per l'autore, poi, e quindi, diciamo, firmando questa cambiale in bianco, insomma, di fiducia nei confronti dell'autore, però siamo, diciamo, felicemente colpiti, ma ormai siamo alla quarta prova letteraria, che sono osservazioni che comunque, al di là delle poche connotazioni personali, che servono soprattutto a stemperare un po' tutta la dotta professione di componenti, diciamo così. A fatto personale io lo vedo come dei momenti di pausa per il lettore, per dire adesso abbiamo ragionato dei massimi sistemi, però mi riporta alla realtà con alcune mie esperienze personali. Ed è anche un libro che mi piace definire in qualche misura pericoloso, perché è un libro che apre le porte su tante altre realtà. Ora, noi nella nostra quotidianità, nel nostro essere abitudinari, siamo così portati a leggere sempre le stesse cose, sempre le cose più o meno che ci garantiscono tranquillità e sicurezza. Invece, ad ogni pagina dei libri di Sandronali, invece veniamo a scoprire altri universi, da quelli geografici. Tu ci fai girare nelle varie parti del mondo dove sei stato, quindi in qualche misura anche con una bella pennellata, non so se è il caso di iniziare con il primo foglietto da togliere. E prima dell'alba, il volo per Monaco parte sotto una pioggia battente. Le luci alla estremità delle ali dell'aereo illuminano a intervalli regolari le gocce d'acqua che appaiono a causa della velocità come sottili strisce orizzontali. Oltre la notte coltre nuvolosa, luce dell'aurora incipiente, un filo azzurro teso sull'orizzonte, un'improvvisa macchia arancione chiusa da uno strato di nuvole blu di Prussia. Sotto di noi la perturbazione è come un mare dal colore cupo, che può essere l'incipit di un romanzo, oppure di un racconto, proprio perché la descrizione viene fatta con uno stile narrativo che coinvolge. Però detto questo, che potrebbe essere solamente la cronaca dell'inizio del viaggio, che da Verona poi a Monaco e poi lo porterà a Los Angeles, e solo quella invece potrebbe essere qualcosa di più, almeno per il lettore, l'apertura, o qualcos'altro che non sappiamo cosa sia. Dicevo, un libro pericoloso perché apre a tante curiosità, a tante cose che in qualche modo stimolano la nostra fantasia e la nostra intelligenza. Quindi vengono citati film, libri, saggi, opere teatrali, e anche ci fa immergere anche in un mondo dietro le quinte. Poi ci toglierò un altro foglietto che incuriosisce. Quindi pericoloso perché la persona intelligente, la persona curiosa, sicuramente con l'acquisto di un libro sarà costretto poi a doverne esaminare le possibilità di acquisto di altri 10 o 15 opere. Diciamo che la descrizione che fai mi fa molto piacere, perché corrisponde alle intenzioni dell'autore.
Il problema di questi libri è sempre, come hai detto tu, a chi possono interessare. Ero pronta a una domanda di base, pensavo che tu mi avresti fatto come domanda di base: perché una persona deve comprare questo libro? E ero pronto a rispondere per due motivi: uno per pura carità cristiana e due perché così l'editore diventa ricco. Sì, anche perché, come ho già sostenuto in altre occasioni, l'editore ora ha un nipotino e quindi le necessità economiche sono aumentate notevolmente, quindi ti prego di rendervene conto. Ma il problema di questi libri è sempre appunto di trovare un equilibrio. È chiaro che sono libri che hanno e forse devono avere una componente biografica, autobiografica, personale, che come dici tu però vorrebbe essere di raccordo, cioè far vedere il lato privato ma legato a quello che invece di, chiamiamolo così, pubblico viene descritto, viene narrato. E a un certo punto del libro c'è un capitolo che è quello che si intitola Camera a Nebbia e dà il titolo poi al volume, che era a sua volta un progetto letterario, nato come progetto letterario e che poi in qualche modo ho abbandonato, e cioè di descrivere un anno semplicemente attraverso le mie letture, quindi fare schede dei libri che leggevo e vedere se alla fine usciva fuori il ritratto di un periodo della mia vita. E un progetto che in realtà l'ho portato a compimento e poi però l'ho, diciamo, deciso di non formalizzarlo, l'ho abbandonato, ma diverse schede le ho inserite qui, proprio quelle magari tipo quella sul libro di Paola Capriolo, che è diventata una carissima amica, una persona con cui c'è uno scambio molto bello, e descrivendo, diciamo, il suo nuovo libro parlo del nostro primo incontro di persona dopo un lungo rapporto epistolare. E quindi niente, in quel caso secondo me non si raggiungeva l'equilibrio che idealmente desidererei fra il privato e il pubblico, il saggistico, anche se vogliamo, e quindi è un progetto che poi ho abbandonato, salvo inserire diverse schede nel... Però c'è stato un periodo di queste letture dove hai molto incentrato i tuoi interessi sulla fisica. Sì, è stata una coincidenza perché mi hanno regalato un libro di Carlo Rovelli molto bello, L'ordine del tempo, e io ho sempre avuto una ideale passione per la fisica, soprattutto per l'astrofisica, che cozzava contro il fatto che partivo da zero, ma se dico da zero lo dico in senso letterale, avevo purtroppo un pessimo insegnante al liceo che, oltre a farmi dimenticare la matematica, che ho fatto molto bene alle medie, di fisica non mi ha insegnato niente, neanche le leggi di Newton o le cose più basilari, per cui era una passione inespressa. È capitato che nello stesso periodo mi hanno regalato questo libro di Rovelli molto bello, e io ero a Roma a fare una performance al Maxi. E una delle mostre del Maxi, che forse avrete sentito nominare, si chiamava Gravity ed era sui cambiamenti nella concezione del mondo da Einstein in poi. Una mostra interattiva bellissima, dove c'era una camera a nebbia, proprio un esempio pratico di camera a nebbia. E ero diventato una specie di, come si può dire, di guida clandestina di questa mostra per tutte le volte che l'ho visitata, e da lì ho iniziato a vedere che c'erano dei libri di fisica molto piacevoli da leggere, divulgativi, comprensibili, senza formule né niente, e appunto è stato un anno abbastanza segnato da queste letture di fisica, che probabilmente, come avevo scritto in un appunto, mi sono poi chiesto se fosse un bisogno di rivedere la mia visione della vita, della realtà in quel periodo, o se stessi rivedendo, diciamo, la mia concezione della realtà a furia di leggere queste teorie, molte delle quali tuttora non hanno una formulazione teorica matematica ma non sperimentale. Bene, cambiamo argomento.
Los Angeles, 22 gennaio, l'incontro con Mary Braumeister, insomma. E vabbè, adesso non lo leggo, diciamo, diamo un po' così qualche curiosità su questo, che era la seconda moglie insieme di Stockhausen, insieme a qualche altra concubina. Esatto, perché questo libro è anche di incontri, prima citavo Paola Capriolo. E diciamo che nella mia vita io penso di essere stato fortunato nell'aver incontrato delle persone un po' di nicchia, che però per me erano persone estremamente importanti. Adesso a New York ho iniziato a frequentare Meredith Monk, che quando avevo 20 anni era uno dei miei idoli della vocalità sperimentale. Mary Braumeister è una artista del gruppo Fluxus e dedicataria di una composizione di Stockhausen, il compositore tedesco, che io stavo cantando appunto a Los Angeles in un festival dedicato a lui. E è un personaggio straordinario, cerco di descriverlo nel libro, adesso più che ottantenne, ma un personaggio carismatico, molto energico ed energetico. Seconda moglie di Stockhausen. Cosa succede? Che Stockhausen, specie nell'ultima parte della sua vita, essendo una persona sempre molto interessata al, diciamo, a un certo tipo di spiritualità, nell'ultima parte della sua vita è stato quasi, come dire, presentato come una sorta di santone, di asceta, eccetera, eccetera. E Mary Braumeister invece pubblicizzando l'altro lato di Stockhausen, che è stato per tutta la sua vita bigamo per scelta, ovvero alternava, diciamo, una moglie a una giovane concubina, fino a quando la moglie diventava la figura materna, la giovane concubina diventava moglie e subentrava un'altra concubina. Ha passato tutta la sua vita così, è un fatto accertato. Tanto è vero che le sue ultime due donne, in gergo, nell'ambiente, vengono definite le due vedove. E questa cosa ha una sua importanza anche a livello, se vogliamo, musicale e artistico, perché alcune sue composizioni, compresa Stimmung, questa che cui mi sono trovato a cantare io, hanno un lato estremamente vitale e vitalistico, che certe volte in Stimmung addirittura ci sono delle poesiole fortemente erotiche che nell'esecuzione che ho fatto io sono state incluse, ma le vedove invece cercano in qualche modo di ostracizzare. Mary Braumeister ha dei disegni molto belli di Stockhausen erotici che non è riuscita a pubblicare per l'opposizione della Fondazione Stockhausen, appunto. E chiaramente siamo negli anni appunto di Fluxus, quindi dal 68 al 78, quindi anni anche un po' di fantasia al potere, di liberazione sessuale e quant'altro. E è un bel personaggio, anche lei l'ho rincontrata a New York, perché si divide tra la Germania e New York. Vediamo, foglietti avrei dovuto mettere ogni pagina, però un po' casualmente li ho messi. Qui ci sono poi nel tuo libro diverse citazioni, senza commento altro, che se non ci fosse la firma dei loro autori potrebbero essere presi proprio per aforismi. Uno di questi, non lo voglio neanche leggere perché ve lo fate a casa, è di Maurizio Cattelan, che recentemente mi pare che ha assunto agli onori della gloria, sì, della notorietà massima. Allora, apriamo una riflessione sull'arte. Tu che hai visto l'arte, si dice che a New York ci sono i veri artisti, c'è tutto, ecco, c'è... È uno dei motori dell'arte contemporanea. È uno dei motori, sì, dell'arte contemporanea. Quindi, guardando l'arte da questo osservatorio privilegiato, che cosa se ne può trarre? Quale riflessione? Io ho una posizione un po' strana, perché ho sempre amato l'arte d'avanguardia in tutte le forme, ideologicamente, diciamo. E nello stesso tempo ho una forte formazione storicistica,
per cui per quanto ami l'avanguardia non corro, diciamo, dietro le tendenze, le mode, perché molto spesso, soprattutto nel momento attuale, nelle arti figurative, ma anche nella musica, intravedo l'arte del riciclo di cose già viste, già fatte, già sentite decenni fa. Mi sono reso conto, frequentando un pochino il mondo degli artisti e dei critici, che duole dirlo, ma molto spesso i giovani artisti non hanno una cultura di storia dell'arte, e spesso anche i critici non hanno una cultura di storia dell'arte, ovvero conoscono solo i 20 anni a cui si sono dedicati per tutta la vita. Detto questo, mi è capitato di scrivere cose che possono sembrare molto conservatrici rispetto all'arte contemporanea, e nello stesso tempo, domandandomi da un punto di vista storicistico chi rimarrà degli artisti degli ultimi 30 anni, farei pochissimi nomi, proprio in base a quello che tra 50 anni potrà sembrare originale di questi anni. Cattelan è un caso particolare, io credo che rimarrà, perché era un personaggio che mi ispirava molto sospetto. È sicuramente una persona che sa, apparire, colpire e scomparire, a differenza della supervisibilità che si usa adesso nell'arte contemporanea, e questa sua strategia funziona perfettamente. Però, al di là di alcune boutade, tipo la banana appunto di Art Basel, che comunque se ne continua a parlare anche se ha un valore estetico pari a zero probabilmente, e al di là della banana di Art Basel, bisogna pensare anche che quelli che fanno l'arte concettuale si dividono in due categorie: quelli che appunto pensano di fare cose originali ma sono già state fatte decenni prima, e quelli che riescono a condensare in un segno molto pregnante una serie di spontanee associazioni di idee in chi guarda. Allora, per esempio, prendiamo la tazza d'oro di Cattelan, scomparsa anche quella, forse fusa, non si sa. Lui presenta al Museum of Modern Art di New York questa, si può dire, tazza del cesso, quella era, in oro massiccio. E allora viene subito in mente l'antecedente, Duchamp, la fontana di Duchamp, ma la scultura, chiamiamola così, si chiama America. Quindi iniziano a venire fuori dei collegamenti, delle associazioni di idee che travalicano, l'oggetto in sé. E secondo me quello che ancora l'arte concettuale può portare dopo decenni in cui ha dominato, parlo soprattutto degli anni 70, è legata a questi personaggi che riescono ancora a proporre qualcosa che suoni originale in qualche modo. E non tutte, ma alcune operazioni di Cattelan secondo me colpiscono nel segno, ed è uno probabilmente che magari verrà ricordato come un minore, perché nelle storie dell'arte abbiamo i geni ma abbiamo anche i minori, con tutto il rispetto. Allora, per esempio, Cattelan potrebbe essere un minore che ha fatto quelle cose lì dove, non so, Anish Kapoor potrebbe essere uno dei grandi scultori di questi ultimi 30 anni. Altri, e ne ho visti tanti in America, la Biennale del Whitney Museum era di una bruttezza, una delle mostre più brutte che abbia visto nella mia vita. Altri secondo me scompariranno. Una, chiamiamola, scultrice, o comunque fa delle installazioni, che si chiama Nicole Eisenman, che va molto per la maggiore,
e fa delle cose brutte, onestamente, non riesco a trovarci un senso, e veramente già viste abbondantemente negli anni 70. Quindi, passato il momento di mercato, io scommetto che di Nicola Eisenman fra 50 anni non si sentirà più parlare, di Cattelan sì. Sì, solo che abbiamo il rischio che poi verranno, diciamo, catalogati o messi su, appunto, su cataloghi o per peggiori, quelle che hanno avuto forse più successo. E a parte questo rischio, allora, a parte una bella pagina su Moravia, bella risparmio, e vi leggo questa: Death Valley, 30 settembre. L'America è come il parente ricco, verso il quale si prova ammirazione, invidia e sotto sotto anche un po' di astio, ma non se ne può fare a meno, a volte da lui ci si fa anche mantenere. Però poi si gode dei suoi insuccessi e fallimenti, vedi il Vietnam, è sensazione per molti inconfessabili, l'11 settembre. Allora, noi occidentali abbiamo questa ambivalenza di amore e odio nei confronti dell'America, diciamo, degli Stati Uniti. Da una parte li sentiamo fratelli, dall'altra parte i fratelli astiosi, maggiori e ingombranti. Però assolutamente io credo che si possa dire che sono assolutamente fratelli, siamo noi in un'altra realtà, in un paese di frontiera. Noi umani occidentali dell'Europa abbiamo espresso quel tipo di nuova umanità. Allora, chi sono gli americani? Ma devo dire che io ho un rapporto, appunto, questo volume è nato proprio notando la coincidenza fra gennaio 2014 a Los Angeles e l'inizio del 2019 a New York. Io ho un rapporto privilegiato con l'America, con gli Stati Uniti, legato al fatto che ci ho viaggiato tantissimo per lavoro. Onestamente, esattamente 20 anni fa, o poco più, era il novembre del 99, la prima volta che sono andato negli Stati Uniti per cantare a New York, ci sono andato prendendo come una buona occasione per vedere New York, perché di mio non ci sarei mai andato. Ero molto spaventato dalla metropoli, non avevo particolare interesse per gli Stati Uniti di per sé, salvo aver avuto una... Io sono imbevuto anche generazionalmente di cultura statunitense, pop, rock, anche musica sperimentale classica, scrittori, poeti, Beat Generation, eccetera. E a New York, seduta stante, 20 anni fa, mi sono innamorato di New York e anche degli Stati Uniti, che però sono una realtà ben più variegata di come possiamo immaginare noi, anche rispetto all'Europa. E soprattutto New York non è gli Stati Uniti, è una cosa a sé. Pensate che ci sono alcuni teorici del complotto, cioè una parte di coloro che pensa che l'attentato alle Torri Gemelle sia stato in realtà orchestrato dalla CIA per poter permettere la guerra del Golfo, e una parte di questi che, diciamo, teorizzano questo complotto dice che la scelta delle Torri Gemelle di colpire New York non sia stata casuale, ma dovuta al fatto che è una città molto odiata nel resto degli Stati Uniti, perché è all'avanguardia, perché è moderna, perché propugna le idee più, diciamo, liberali, eccetera, eccetera. E io ho viaggiato, diciamo che conosco bene forse non più di 4 o 5 città negli Stati Uniti, ho viaggiato in 14 stati, se non vado errato, 14 o 15 stati, quindi diciamo un quarto, poco più di un quarto degli Stati Uniti. E, immaginiamo le differenze che ci possono essere in Italia, da Val d'Aosta a Veneto, a Friuli, a Umbria, a Puglia, a Sicilia, moltiplicate in maniera esponenziale. Quello che
mi piace molto, però due cose mi piacciono molto, devo dire. Una è la propulsività e il pragmatismo che fa parte della loro cultura, a volte, che a volte sfocia nella superficialità anche, però è un lato che a me piace molto. E l'altro è l'attenzione alla cultura. Incredibile da dirsi, ma proprio perché è una nazione senza storia, proprio perché è una nazione che ha grosse fette di popolazione di un'ignoranza inimmaginabile, è una nazione che destina un'infinità di fondi alla cultura. E ci sono dei posti che, se li guardate sulla cartina, sono veramente sperduti. Significa nel deserto, e con la città più vicina a 150 miglia, che hanno l'orchestra stabile, il teatro, due auditori, uno da 3.000 posti, l'altro piccolino solo da 700, e via dicendo. Hanno una, in qualche modo una fame di cultura, forse proprio perché non hanno le radici storiche che abbiamo noi, che viceversa disprezziamo la chiesetta romanica di Moscufo perché abbiamo Assisi e Venezia, per cui la chiesetta romanica di Moscufo ci sembra una cosetta. E qui c'è anche nel libro una bellissima pagina e mezza, anche lunga, su Città Sant'Angelo e sulla chiesa di Città Sant'Angelo. Se state pensando che la sto tirando per le lunghe, avete ragione, perché stavo aspettando che arrivasse mio nipote, così mi poteva fare l'esercizio delle mie funzioni. Quindi adesso andremo molto velocemente e verso la conclusione. Poi mi aspetto che Giancarlo faccia una domanda e una chiosa botta. Però prima di passare alla domanda poi difficile che voglio fare, voglio leggere un'osservazione su Costanza, dove lui ha diretto un'orchestra, 13 marzo. Quando stamattina alla prova generale del concerto ho invitato gli strumentisti dell'orchestra, soprattutto gli ottoni, a risparmiarsi un po' in vista della performance serale, il simpaticissimo primo violoncello, che parla un ottimo italiano, ha commentato: "Oh, non si preoccupi, sono romeni." Il concerto poi è andato bene. E allora dici di questa esperienza con un'orchestra che comunque parlava italiano, oppure che capiva italiano? C'era, questo primo violoncello e parlava un ottimo italiano, e poi per il resto parlavo in inglese, un po' in francese, e siccome non ero mai stato in Romania, ho imparato un minimo un basic di romeno, soprattutto legato ai numeri, per dire riprendiamo la partita 15, per dire, senza perdere tempo. È una lingua difficilissima, devo dire, veramente difficilissima, con più eccezioni che regole. Ma c'era questo primo violoncello e parlava un ottimo italiano, devo dire, che mi ha anche fatto un complimento, ho detto: "Ma tu parli un ottimo romeno, dove lo hai imparato? Imparavo 20 parole, comunque." No, è stata un'esperienza umanamente molto bella, 3 concerti in 3 anni, un'orchestra un po', diciamo, allo sfacelo, come spesso accade in queste orchestre, diciamo, di provincia nei paesi dell'est, che sono orchestre che hanno avuto un passato molto fulgido, perché negli anni della dittatura sovietica, da Stalin in poi, che era un patrocinatore delle arti, amava il balletto Stalin, pensa che persona sensibile, e erano orchestre di primo ordine. Poi con il crollo dell'Unione Sovietica sono diminuiti i fondi, e sono venute meno le sovvenzioni e quant'altro, hanno degli stipendi da fame, al punto che quattro strumentisti fanno anche altri lavori. Mi ricordo in Bulgaria c'era un timpanista che alle prove mattutine dormiva, letteralmente dormiva, perché poi si è scoperto che fra i vari lavori suonava anche Pierre Bar fino alle 5 di mattina in un locale. Però sono orchestre che potenzialmente ancora possono suonare molto bene, e quando iniziano a vedere così che forse vale la pena che qualche risultato, che il direttore
magari insiste su una cosa e poi il risultato effettivamente c'è. Piano piano iniziano a gasarsi, e i racconti dei tre anni, delle tre tappe a Costanza, sono un po' questo. E per me è stato molto bello l'ultima volta che ci sono stato, perché a un certo punto mi hanno invitato alla loro, come dire, festa privata post concerto, e cioè, mi hanno fatto sentire un po' uno di loro. E io, come approccio mio, penso sempre, sulla scorta anche di quello che mi è stato insegnato dal mio maestro di direzione d'orchestra principale, il direttore è il primum inter pares, no? Quindi non è una figura di potere, è una figura di coordinatore. Forse questo, come dire, cozza con una certa idea del direttore, forse cozza anche con tanti direttori che loro hanno, perché la scuola dell'Est spesso invece è abbastanza dittatoriale. E alla fine io ero molto molto perfezionista, forse in parte lo sono tuttora, però credo che il processo sia immensamente più importante del risultato. Il risultato può essere anche funestato da un qualsiasi incidente, dal malumore del primo violino o dello stesso direttore. Il processo è importante, e in queste orchestre il processo si può attivare, perché mentre in Occidente, per motivi economici, certe volte uno ha letteralmente 3 ore di prova e concerto, lì comunque c'è una specie di standard, si prova dal, mettiamo, lunedì al giovedì, il venerdì c'è il concerto, ogni settimana così. Quindi c'è modo di instaurare un rapporto, c'è modo di instaurare un processo. E in questi 3 anni, in questo posto che ho visto anche a sua volta pian piano risorgere dalle sue ceneri, la prima impressione di Costanza, che è una località balneare sul Mar Nero, che ha avuto un passato anche qui fulgido, era di una città bombardata. E esattamente 2 anni dopo, questa città bombardata aveva iniziato a essere in parte restaurata, in parte ristrutturata. In questi paesi, purtroppo, queste rinascite si accompagnano anche a una sperequazione sociale, i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, purtroppo. E però, diciamo, appunto, l'unione della parte umana con la parte di viaggio e di, come dici tu, di curiosità anche geografica è stata abbastanza significativa. Infatti ho ottenuto appunti di tutte e tre le incursioni sul Mar Nero. Questa presentazione andrà a scendere di qualità e sì, interesse, perché una delle curiosità di questo libro, ma di tutti gli altri, Tacquini, è la tua osservazione sullo scenario della politica italiana, anche quella internazionale, ma in particolare quella italiana. Forse io ti immagino da un pulpito privilegiato, un osservatorio privilegiato, che guardi randomicamente di quanto in quanto ogni lasso di tempo, ma cosa sta succedendo in Italia, accendi, succede questa cosa e altro. In molti casi l'effetto è comico, perché vieni a riportare anche frasi di politici che, leggendoli a distanza di anni, fanno venire molti di ilarità, non quanto di commiserazione. Allora, tu non indugi, sono proprio passaggi molto, molto brevi, insomma, anche in quantità limitata. Piacerebbe pensare che tu nei tuoi taccuini invece c'è molto più materiale che tu hai sfrondato, e che se un giorno si potesse fare questo volume politico, proprio perché effettivamente noi abbiamo la memoria molto corta, non ci ricordiamo quello che hanno detto in campagna elettorale il marzo scorso, 2 anni fa forse, che siamo al secondo anno, e per poi rimangiarsi ormai nel giro di pochi mesi, ma questa è una cosa normale, quindi che io non mi stupisco, però ho un po' di commiserazione per quelli che sbandierano
i grandi valori, i grandi principi, perché poi una volta al governo sono costretti miseramente a doversi mentire, perché ci sono delle cose che vanno al di là poi delle intenzioni dei singoli. Allora, questo tuo osservatorio sulla politica, cosa ti incuriosisce e perché sono presenti nei taccuini? Io mi considero da sempre un anarchico, sicuramente un progressista, ma anarchico. Non ho mai avuto una collocazione politica decisa, tanti anni non ho votato per scelta, altre volte ho votato la persona, indipendentemente dallo schieramento politico. E non ho mai molto creduto alla politica partitica, anche se con gli anni si è ribaltata la situazione, oppure c'è una annotazione su questo, per cui adesso diciamo la realpolitik seria è diventata rara, è diventata quasi un oggetto da mettere sotto tutela rispetto agli avventurieri che vanno in giro un po' in tutto il mondo. Apro e chiudo parentesi, da anni anche pubblicamente sono contro il suffragio universale e sostengo che è finito il ciclo, diciamo, politico del suffragio universale e sarà una nazione assolutamente al di sopra di ogni sospetto, metti la Finlandia, la Svezia, che a un certo punto innescherà questo cambiamento di rotta, e per cui per votare bisognerà fare un piccolo test che dimostri che si sa cosa si va a fare, come per la patente. A parte questo, in realtà non sono un osservatore distratto perché sono un televideo dipendente da tanti anni, quindi passo 3 o 4 momenti della giornata, anche quando sono in America, a vedere il televideo, e mi piace perché sono i lanci d'agenzia, puri e semplici. Al di là di ogni commento, spesso sono riuscito a vedere notizie che sono state fatte sparire dopo meno di un'ora e non sono passate poi nei quotidiani o nei telegiornali, quindi ci tengo molto a questo fatto di avere le informazioni in tempo reale prima che possano essere in qualche modo manipolate. Ovvio che a volte ci sono anche notizie non vere che poi vengono smentite, ovviamente, questo è ovvio. Più che altro il mio scetticismo nei confronti della politica è legato alle figure cialtronesche e non l'ho mai fatto, ma penso che guardando statisticamente i vari libri dei taccuini, probabilmente in questi ultimi anni sono aumentate esponenzialmente le note sull'argomento. È vero che ce ne sono molte di più nei taccuini di quelle che poi decido di pubblicare, ma credo che siamo in un momento globale estremamente critico, perché al di là di quello che uno possa pensare o di dove sia schierato, faccio un esempio americano così non disturbo nessuno, non è possibile, a pensarci freddamente, non è possibile che un presidente che sta passando i guai, che non sono solo l'impeachment non è il problema di Trump, il problema di Trump è che se decadesse dalla sua carica di presidente andrebbe sotto processo per frode fiscale e al 99,99% verrebbe condannato a pene pesantissime. Non a caso ha spostato la sua residenza recentemente in Florida, dove le leggi rispetto alle frodi fiscali sono più miti, ed è un uomo che ha già fatto fallire una quantità di aziende, ha fatto bancarotte più o meno fraudolente, riuscendo sempre a non comparire in prima persona. Allora, non è possibile che un personaggio del genere, in odore di impeachment, con questo retroterra, per spostare l'attenzione, a un certo punto decida di dichiarare guerra all'Iran facendo una cosa che a livello costituzionale non può fare. Questo è un esempio clamoroso, ma se scendiamo poi verso gli orizzonti più consueti,
Quante volte abbiamo sentito in questi ultimi mesi proclamare possibili leggi contro leggi, impeachment, eccetera, eccetera, che poi bastava leggersi la Costituzione e non erano assolutamente possibili. E questo dilettantismo che mi dà fastidio come qualsiasi dire, non vedo perché devo esecrare un direttore d'orchestra che per me è ovvio che non abbia mai studiato direzione d'orchestra, e non devo esecrare un politico che dimostra di non sapere quello che sta facendo. Addirittura, non faccio il nome, ma poco tempo fa vedevo in TV un vecchissimo esponente storico della Democrazia Cristiana che era all'epoca il due di coppe. Lo senti parlare adesso e sembra un luminare della politica. E è una situazione internazionale molto brutta, perché un'ultima cosa che forse in Italia non si sa: il nuovo presidente ucraino Zelensky, eletto a furor di popolo per discontinuità con il precedente, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho molti amici in Ucraina. È un nulla. Anche lui, dopo aver fatto i suoi proclami, le sue cose, è un nulla. Quindi niente di nuovo sotto il sole. Allora, per concludere in maniera politicamente scorretta, non so se lo fai adesso, ma o lo sei sempre stato, diciamo, contro il politicamente corretto. Quindi ne dai una dimostrazione pubblica, quindi che ti farà onore oppure no, questo dipenderà dal parere dei lettori e degli amici. Venezia, Vienna, Kiev, 29 maggio. Durante il viaggio ho divorato la rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci, che mi ero sempre rifiutato di leggere. Da ex antifallaciano, all'epoca dell'invasione statunitense dell'Afghanistan, dopo l'11 settembre, devo fare pubblica ammenda. Livorosa, violenta, egotica, oltranzista e grande prosatrice, la Fallaci aveva però capito e previsto molte cose puntualmente avveratesi. La sua posizione sull'Islam è oggi anche la mia, duole dirlo. Questo ti fa gioire molto, questa... Ne approfitto, tu me ne dai in destra. Sì, commento solo una cosa, io non, oltre a essere anarchico, non sono neanche religioso, però ho letto molti libri sacri e ho letto il Corano, da capo a fondo e con i commenti. Quindi, diciamo, mi sono fatto una mia idea dell'islamismo, perché come in tutte le religioni tu insegni, a seconda delle interpretazioni si può vedere il bianco e il nero, e mi sono fatto una mia idea dell'islamismo, che non è una religione che sinceramente non amo, spero non ci siano qui musulmani, sennò sarei in base al Corano già passibile di fatwa. E il libro La Fallaci mi ha colpito perché onestamente aveva previsto una serie di situazioni che all'epoca sembravano inimmaginabili, esagerate, che si sono obiettivamente avverate. Quindi io amavo La Fallaci prima della sua svolta appunto livorosa e guerrafondaia. Devo fare ammenda, perché secondo me vale la pena leggerlo oggi, per abbia l'orgoglio. Grazie. Giancarlo, proprio inopportunamente arriva la telefonata che ti distrae dall'intervento. Non c'era. vieni a fare l'intervento, così. No, vieni qua. Ma non un intervento. Una domanda, allora. Neanche una domanda. Vieni qua. È un ordine. Sì, è un ordine. Riprende la telecamera. Vabbè, questa è proditoria proprio.
Beh, dunque, io sono forse meno adatto a poter dire qualcosa su questo libro e sui libri precedenti di Sandro, perché fra di noi, dal momento della conoscenza, c'è stata una sorta di fratellanza. Una fratellanza tale per la quale a volte le cose che dice vorrei averle dette io. E c'è una consonanza, sia credo intellettuale, forse anche come visione del mondo, tale da rendere anche difficile essere cattivo con lui. Però c'è stata una cosa che gentilmente mi ha sempre mandato in anteprima, anche quando erano ancora in forma di bozza, le sue cose, i suoi appunti. La prima volta che mi mandò quello di Festinalente, discutemmo anche sulla scelta estremamente positiva del titolo, non so se ricordi, e io dissi: scusami, ma perché mi dovrebbe interessare quello che tu pensi del mondo? Le battute che si fanno. E lui, come al solito, dato che basterebbe dargli un microfono, eliminare l'editore, fra l'altro, e lui riuscirebbe a tenere banco anche per ore, come fatto una volta al mio liceo con grande successo. E lui immediatamente poi mi disse: guarda, è una questione di non di presunzione, è una questione di curiositas, di voglia di vedere nel mondo con i miei occhi quante più cose posso. Ecco, questa è la chiave di base. E al di là degli esiti del primo o del secondo libro, io trovo che questo qui abbia evitato totalmente il rischio della frammentazione. Nel momento in cui segui la sua mente, che è vulcanica, va da tutte le parti, c'è una parte di affetto in questo, magari, no. Ecco, va da tutte le parti, e poi metti su carta queste tue impressioni, se non hai un senso della misura e anche una cultura profonda che ti permette di capire ciò che costituisce il limite, in genere la frammentazione è il risultato. Un libro che magari non ha, al termine della lettura del quale tu dici: va bene, ma un attimo, ma qual è il filo conduttore? E invece proprio questa curiositas mi ha spinto, fra l'altro, a sentirmi piccolo, perché molti nomi da te recitati non li conoscevo, questa cosa non l'avrei mai voluto mettere in pubblico. Per cui questo è un problema però della tua, come dire, smania di onnipotenza, sindrome di onnipotenza. Ecco, è così che va da anni fra noi due, va bene. D'accordo, e vabbè, ammetto, sono colpevole. E dicevo quindi che è un libro equilibrato, nonostante corresse un serissimo rischio di non esserlo. Questa è la mia impressione. Poi l'ho letto appena uscito, e da quel file che mi avevi mandato non sono riuscito a cogliere le variazioni che tu hai fatto, però questo mi è scivolato via in poco tempo, l'ho letto velocemente e credo di avertelo anche detto. E quindi adesso non è per fare pubblicità, però mettersi nella letteratura di viaggio, avere il coraggio di ipotizzare che dai propri taccuini possa venire qualcosa di interesse generale e riuscirci, secondo me è un qualche cosa che gli fa onore, veramente. D'altronde l'ho visto anche un paio di volte dirigere l'orchestra, un paio di orchestre piccole, non so se ti ricordi, all'Aquila o anche in questa città, da qualche parte del mondo, eccetera. E anche il rapporto con gli strumentisti, io ho assistito una volta in una chiesa, credo qui a Pescara, ad un piccolo ritardo di attacco di un violinista, era da un lato severissimo e cattivissimo nello sguardo, ma dall'altro anche paterno, per cui in qualche modo riuscì a non far accorgere quasi a nessuno questa cosa, oppure io e Marco Turner, che eravamo insieme ad assistere, l'abbiamo vista solo noi, ma certamente il tipo di rapporto con un'orchestra che probabilmente avevi visto poco, poco e niente, era già profondamente umano. E questa è l'ultima cosa che voglio dire. Letterariamente ha evitato il gusto della il rischio della frammentarietà. E sono molte cose interessanti quelle che ha scritto, qualcuna forse anche un po' meno, ne parleremo privatamente, ma non in generale, ma per i miei gusti personali. E però c'è anche molta umanità,
cioè è il suo, non è lo sguardo di uno scrittore che dice adesso scrivo, è lo sguardo di uno che davvero vuole conoscere il mondo. La chiave è questa, uno che davvero vuole conoscere le cose. Può darsi che tu non pensi nulla di tutto questo, ma è l'esito della lettura fatta sì con affetto, ma anche con il desiderio di trovare qualcosa che non andava per potertela rinfacciare in streaming e quindi in qualche modo parlarne dopo. Insomma, ci ho messo il cuore, ho detto tutto quello che pensavo di questo bel libro. Grazie. Bene, grazie a tutti. Sandro, qualche minuto per la conclusione. Ci sono sicuramente delle domande che non sono state fatte, non ti chiedo di rispondere, però almeno un saluto e un arrivederci per tutti i nostri ascoltatori e per quanti sono presenti. Beh, un ringraziamento soprattutto per questa presentazione un po' eterodossa che si è spinta su campi anche al di fuori del libro, che era quello che effettivamente desideravo. E niente, chi mi ascolta, perché ha avuto la pazienza di ascoltare questi pistolotti. Bene, allora grazie a tutti e ci vedremo il prossimo anno. Speriamo prima. Come abbiamo detto all'inizio, per chi è arrivato dopo, i progetti sui quali sta lavorando Sandro Naglio sono l'opera Omnia di Marco Tornar e quella di Adriano Glanz, quindi oltre alle sue opere personali lui si fa promotore anche di questa meritoria azione per non dimenticare quanti non sono più fra di voi. Grazie Sandro.